Diverse armi e munizioni sono state sequestrate a Catanzaro dagli agenti della squadra mobile. Il sequestro, avvenuto durante un accurato controllo delle campagne circostanti al campo nomadi, ha riguardato un Kalashnikov, un fucile caricato a pallettoni, oltre che una pistola giocattolo priva del caratteristico tappo rosso. Fra il materiale sequestrato, alcune dosi di eroina e circa 60 grammi di hashish, oltre a 1.500 euro in contanti, frutto, secondo gli inquirenti, del traffico di droga. E a due radio ricetrasmittenti. Il rinvenimento è avvenuto nella zona di Germaneto, alla periferia sud della città, area di influenza della criminalità rom. Soddisfatto del risultato il questore Arturo De Felice, mentre per il capo della squadra mobile catanzarese Francesco Rattà il ritrovamento delle armi rappresenta una novità. Avevamo la certezza che i rom gestissero un vasto traffico di droga, ma è la prima volta che scopriamo armi di questo potenziale. In attesa dei rilievi della scientifica, gli inquirenti non escludono che le armi sequestrate possano essere state utilizzate recentemente per compiere alcune rapine avvenute in città, che fossero state nascoste in attesa di essere usate da parte degli stessi nomadi o che fossero pronte per essere vendute.